Oggi abbiamo ripescato per voi il Paraninfo di Luigi Capuana. Capuana nasce a Mineo e insieme a Verga è uno dei maggiori fautori del verismo. Uno degli spettacoli più belli è Malia, di cui fu fatta anche una versione cinematografica che addirittura vinse i Nastri d'Argento. Ma il Paraninfo segna la sua consacrazione per il teatro popolare siciliano. Musco, che fino ad allora non aveva varcato la soglia di Napoli, quindi fra la Sicilia e Napoli, riscuoteva un grande successo. Ma quando il Paraninfo debutta a Milano, purtroppo ci sono poche persone in sala. Ma fra quelle persone c'era un giornalista che farà una critica a Musco, che era pronto, ma prontissimo al suicidio, e gli ridarà la vita. Il grande successo del Paraninfo comincia proprio da Milano. Della Fortunatissima Commedia vedremo l'estratto in cui le sorelle Matamè, in originale, che noi abbiamo ribattezzato per la versione televisiva le sorelle Scipione, queste due sorelle, queste due zitelle, vanno in casa di Don Pasquale, che a tutti i costi le vuole maritare. Vediamo. No, no, niente, a me non me lo leva nessuno dalla testa, ci devo riuscire. Mi fanno una pena, quando viro mi si stringe il cuore. Tutte sempre induppate, con lo scellonivoro, se ci vira la punta del naso e gli occhi, e basta. La bocca coperta, non parlano mai. Casa e chiesa. Che ne sanno che cosa gli sto preparando. Scusi, no, io non vorrei essere invadente, giusto? Perché poi ho paura che uno va... Ma in qualità del suo segretario, posso sapere di cosa sta parlando? Parla delle signorine Scipione. Le famosissime sorelle Scipione, a dire. Oh, vai a dire una cosa. Ne ho sempre sentito parlare, ma viste mai. Ma che sono costellare? No. Per quella un po' più bedduzza, già allora, ci ho pensato. Allora c'è una più bedduzza? Sì, voglio dire, insomma, chi da che. Con? A proposito? No, chi da... La cura? A chi unica? E chi unica che si fa? Era così, a proposito di cura? Per chi da meno brutta già ho un'idea, va bene? E chi sarebbe fortunato? Don Pasquale? No. Questo è un segreto. Per il momento non ne posso parlare. Prima c'è il caro marito a chi da... A chi da che... Chi da Caricologni? No, chi da... Chi da Crullale? A che danni! Ah, guarda, era un Pasquale, ma per fare a curare, per fare così, per fare ricchi capani alle afanti. Grande così, piccola così. Vabbè, appena lo saprò, poi ti metterò al corrente. Ah, Pasquale, ma non pensi che se signorini con tutti i soldi che hanno si avessero voluto maritare? Sì, ma che te pare facile a trovare un marito? Ti pare che se trovano così a 4 mazzo? Lo so io che cosa ci vuole per trovarne uno, sì. È difficile, ma poi con la vita ritirata che fanno, che sono sempre infoccati, cioè con l'avvirere. A proposito, guarda che li ho invitate, uno di questi giorni saranno qui a così, all'improvviso. Esatto. Sì, sì. Ma certo che si informano qui Angelino, però. Scusa, perché si devono informare con Angelino? Lo sanno dove abito. Ma Pasquale, lo sape tutto il paese dove sta lei? Che è il suo problema? Dico, se si informa con Angelino che un matrimonio so non funzionava. Come faceva? Ma dico, ma di che cosa si lamenta, chissà? Che cosa vuole? Lamenta, mugherica, un signore sbagliato. Perché? Perché ci doveva mettere la gonna Angelino e causa sua moglie di Paola. Ha ragione la signora. Cagonna. Tu mangi Angelino cagonna, signora. Ha ragione. Che poi è la verità. Nel matrimonio l'uomo deve fare l'uomo e la donna deve fare la donna. E ci dirò di più, signora, che l'uomo non è la donna. Bravo. Hai fatto questa bella scoperta. Grazie. Però ha ragione mia moglie. La colpa è di Angelino, perché se mi ci mette di pare nella testa di sua moglie, quella lo comanda a bacchetta, caro mio. Niente, li devo sposare. La voce vuota. Ma qui, Angelino con donna Paola? Ma che c'entra? Io parlo delle sorelle Scipione. Se tu vedessi quel giardino d'arance caiano, bellissimo, ogni volta che ci passo vedo quegli alberi tutti belli. Che lambadini? Alberi, che lambadine, che era Natale, dico gli alberi belli. Chi ha? I muloni, chi ha? Ma là fuori le muloni, le arance, bello, vedo quel. Oh, Sant'Anna, ma le arance si fanno così, arance, signora, da che mondo è mondo? Sono così, chitarò. No. Arance, fa così, parlo lambadine, a me perché è Natale.
Comunque, senti quello che ti dico. Se non mi riesce di sposarle entro 2 mesi, non vado più alla caccia alla volta. E ci va a ragnarsi solo tempo. Signora, lei non ha visto mai i voppi da lettera? Io non ne ho visto mai. È l'unico che ha pazienza. Che siete belli, dottor voi. Ma vi pare che la caccia alla volpe è una cosa facile? Le volpi sono animali furbi, intelligenti. Tu ci spari, ti fanno finta che morono. Appena ti ci avvicini, scappano. Pasquale, ma non pensi che sono una più scognitulidda di Lauccia? Dico le signorine. Che sono bruttine? Bruttine. Malacumanate, insomma, va. Insomma, ho capito, non si può tagliare, va, chi sei la verità? Parabili chiaro. Io ma, ma la bruttezza non è un difetto. Anzi, perché vedi, quando uno ha una moglie bella come la mia. Ah, sei così giusto, sono moglie. È un continuo pericolo per il marito. Sì. Che invece si è brutta. Poi non sono brutte, che si combinano male, ma secondo me. Poi uno ci piglia l'abitudine, sai, sì. Bastano 2, 3... Cinghioni? No. 2, 3 mesi? 3 anni. Ho capito. E uno si abitua. Sì, dopo 3 anni... C'è Angelino. Ma no, Angelino, me ne stai chiedendo io, eh? Io me ne vado magari. Sì. Me ne stai chiedendo? Me ne vado. Ma solo che capisci un parecchio. Parecchi tu. Ah, ci parlo io. Ma scusa, sei il mio segretario? Sì. Allora non ci puoi parlare tu. Che ci parlo io? Io devo fare un appostamento urgentissimo, me ne dire. Parlici tu, non ti preoccupare, vai. Oh, vuoi? Trasi, Angelino, trasi. Trasi, rammi tempo. Andate, avanti, forza, assettati. Ma mi assetto, va a dare tempo. Avanti, chi c'è? Forza, parra. Parra, rammi tempo. Oh, e che ti pare che io sogno che posso mettere tempo a prestatia, figlio bello. È andata più scura. Ora che ci sia messo te posso parlare. Sì, ma spicciamo che io ti invio pedro non hai. Non Pasquale, con me. È uscito. Dall'ingresso secondario, dovevo andare a fare un appostamento, io oggi è venerdì. Io va bene, aspettiamo. Aspettiamo, ma Don Pasquale che ha fatto cosa quando si raccoglie, è andato a appostare la volpe. Che tu non hai visto mai palletta, no? No. E lui è già, sta spostando la volpe che esce per quando poi hai piglia. Para con mia, va, che c'è? E perché parlare con te? Io sono il segretario. Ah, usaccio che sei il segretario. Un fatto la colpa mancare dato. La colpa, quale colpa? Che ho fatto di favola, io ora a casa c'è un fenno. Un fenno? Ma perché sei proprio fatto? Perché la mia colpa su figli non hanno venuto. E perché chi è la mia colpa sul figlio? C'è di qualcuno la colpa di essere, no? Vabbè, ora vedi, come chi la colpa non c'è più importanza, perché ho fatto, sai qual è? Che io avevo un anno che aspetto che mi puglia bene. Ah, è avvenuto? L'ho avvenuto, completamente. Ma l'hai cercato? Non l'ho mai cercato. Stavo un desaboruto, no? Non l'ho mai cercato. Ma domandato aiuto. Ah, ma aiuto, ma che è un po' mero un domenico, se vai un domenico per cercare la ricetta, te ne chiede carrobinere? Perché carrobinere che fanno i rozzetti? No, i carrobinere non fanno i rozzetti, i carrobinere fanno le ricette. Ci dici come ho fatto, che ho figlio era venuto? No. E allora mi chiedo che i carabinieri. No. Chi è? No. Sto venendo da ridere. Ah, ieri poi. Non l'ha combuto tu, no che non ha venuto. Non è nisciuto. Ah, non è nisciuto! Ma hai cercato lo buono, che è serinza, sotto la letto un feccato, in ciò stipo, no, specchio. No, non è nisciuto, caro. Caro, non ha potuto nascere perché caro non c'è sopra. Caro, non è nisciuto, caro. No, caro, non può nascere perché non c'è, se non c'è, se non nasce caro, no? Caro, non è nisciuto, caro, non è... Ah, non è nisciuto! Non l'avevo congiumato, capisci? Non l'ha? Non l'avevo congiumato. E chi era Balicicò? Non l'avete concepito? Ma così, non ma come pare? Io ho fatto tutta l'eredità di un grande disgraziato di sua zia. Si vesse, io passano tutto cosa a chiesa. Ah, passano tutto cosa a chiesa? Cosa a chiesa? Disgraziato, bene, va bene. Comunque, oramai di quei che ha colpa, turista, non c'è più importanza. Certo. Ho fatto più importante, sai qual è? Qual è? Che io ora a casa non posso stare più e non c'è più pace perché facciamo un freno notte e giorno. Ma che la notte? Ma che la notte? Ma non mi denuda la notte, oh. Chi tu sarò sveglia presto se va a casa? Ma quello romano è bombere. A sapere che dopo una giornata di scerro con Paola
ho fatto la figlia, no? Ma stasera noi sentiamo stanchi e andiamo a cuccare. Io dopo dico, ah, ora salvo via. Ma quale? Può dire la bestia comincia a sentire. O ti sgrosceremo, no? A cominciamo a fare discussioni. Io do ogni pelo ne mangiavo. Io se ci rispondo perché non ci rispondo. Ma dopo un'ora di sparolio, io sai che fa bella, pulita, sfumata, da banna, figlio sonno, e ha cominciato a ronfare. Bravo, questo è qua, ti devo capare un serrato. A ruffa, uso un mantice, un gonzo basso, una cosa, un sopportabile. Oh! Mi sta capendo? Ma è bericchio tante, fa una tartarina. Come tu stavo contando? Sì. Dopo una giornata di scerre, ho fatto lo figlio. Sì. Io e Paola ne sentiamo stanchi e andiamo a cuccare. Sì. E io dopo dico, ora sallo via. Ma guarda, vuol dire la bestia comincia a sentire tutti sgrusciamo, non facciamo discussioni. Io do ogni pelo ne mangiavo. Chi è chiesto? Io se ci rispondo perché ci rispondo. Io non ci rispondo perché non ci rispondo. Basta. Dopo un'ora di sparolio. Tu sai che fai da bella, buona, brutta. Si girano da banna. E che sonno e ho cominciato a ronfare. Bravo, se va uso serracco, ti devo capare mandici un contrabbasso, guarda una cosa, zoppa. Oh, mi sta capendo che lo voglio dire? Tu vuoi, tu ripeto, Dopo una immunità basta, ma sta facendo battere la testa, e come figlio bello, io ora capisco perché i figli non ti venono. Chi? Ma perché fa calare un latte, figlio mio? Io. Tu hai che spermatozoi pigri. Io dopo. Io dopo. Ce l'hai presente, tu hai ciabottana? Questo, io dopo. Tu spari, fum, pum, pigli a parte. Scusa. Quando spari tu, fum, plam, pigli e a cuba. Hai capito? Questa cosa ce l'hai a dire, Omero. Che ci dice, Omero? Io allora ci dico il carabinieri. Ma io sono attaccato, speriamo a Dio, e ci dice il carabinieri, ma cosa sei pazzo, va? Che ce l'hai a dire? Oh, senti, signora! Signora Rosa! Cortesemente, può portare un caffè piangilino e 5 per mie, perché vai ci rivedo fracassato io, ma non ce la faccio più. Ah, scusate, ma perché è incomodare la signora Rosa? No, quale incomodo? Chi da signora Rosa mi disse, quando viene Angelino? Chiamimi, perché siccome quando venite porta una ventata di allegria. Che stai piangendo? Oh no, mi fa piacere. Ah, chi ti fa piacere, viene a dire? Chiesto, leggi. E poi, santo cielo, ah, come ti vieni a mia, come ti chiami? Ma di chi? Po' figlio, no? Ah, io non ero usato. Ma se tu procuravo un usato sicuro rimbicciretto, già che la prima comunione fatta, si trova, no, uno si dava questo, dai, perché con un altro, scusa. E poi dico, un poco di soldi ora, godatille, no? Ma come godo con l'eredità che ho portato? Non ti preoccupare, figlio mio. E tanto un poco delle quotità ce l'avi, no? Dieci anni non ci potete tirare, ci cambi 10 anni? Speriamo o no? Ma dico, se ci cambia per la goda. Tu sai solo signore, ma comunque i piccoli quando puniscono poi che faccio? E poi che fai? E dico, a quanto godatille? Quando godatille, nesci, goditi la vita. Nesci, ma come nesci? La vuora Paola diventava gelosa. Di cui? Che di mia. Di te? Non ce la faccio, gelosa. Ma gelosa una auto qua. Ah, vai vedere. Guarda, ci sono certi momenti che mi messo di... Da ammazzarla, vero? Ma no, è da boetto, giovane principale. Niente, oh, e chi è sta cosa? Dai, perché con me sono mio figlio e con Don Pasquale, tu hai una come a Paola, non dai meriti, bella, puletuna. Oh.
Ora stai piangendo, vero? Ora mi sto facendo ridere che poi. Ah, ho capito, questa cosa ma che. Certo, mi dice pulendona, chi deve lavare anni? No, pulendona, pulituna, pulita, netta. Ah, netta, ah. Capito? Ho capito, capito. E godi la vita, ne scendi vette. Nescio, 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 certo, tu a divette, mettiti nei miei panni, tu c'hai l'amici. Tu sbagli, tu non vai alla caccia alla uoppa. Io alla caccia alla uoppa? Che è io? Sono disonorato, sono Don Pasquale se non vai alla caccia alla uoppa. Qua stai chiangendo, vero? Arrivo sempre. Ma non chiangi mai, cosa dei pazzi? Che è? Una cosa, ma Don Pasquale non ha pigliato uppi. No, che c'entra? Io se non vai a caccia, non è che se non vai a pescare. E appunto, non ha pigliato uppi. Un'altra volta, ti ho detto, se ne va a caccia, non se ne va a mare, se ne va a montagna, capito? Gente, scusate, ma che stanno a nadare i pupi? Come si stanno a nadare? Certo che stanno a nadare, sa lì, non ti scogli tu che trovi nel fondo del mare. Puppi, puppi, puppi! Urrà! Puppi, puppi, non li piglia i puppi, che cosa, se ne va a caccia! Allora, non mi sta capendo, io li so, puppi, cavù. Puppi, ca? Cavù. Puppi capù? Puppi. Allora fai una cosa, pigliala, Savo, pigliala, pigliala. Girala da così, bravo, girala. Ora, vicchi di là, andalocchi, papi, ti scippi, bardi l'occhio, tutto. Ma vai, va. Puppi ca-way, questa way si chiama. Altro che cosa. Io lo dico io che mi vedo il cinema inglese, americano, mi vedo i film con Burt Lancaster. Sai tu? Cui. Burt Lancaster. No, è un attore, ma... No, conosci? Ma perché io secondo te lo conosco? Stai dicendo che io ho un film, no? Ma non hai visto un film con questo? Ah, Marlon Brando, non l'hai visto mai? No, io conosco Delindelon. Delindelon è un campanello che fa Delindelon. No, chi tu da Francia, chi tu bello, Delindelon. Lindline! Lindline! Capito? Comunque, puoi cadere, a questa bicicletta. Ora però, non c'è niente che fare. Però, cacciare la signora, sta portando un caffè, eccolo qua. Buongiorno Ancelino, buongiorno. E quanto? 5, grazie. 5. Ma come 5? 5? Scusami, 5. 5 caffè ti fanno male, hai capito? No, signora, uno è mia, uno è mia e uno è io, grazie. No, 5. Tarerenno, vero? 5 uccherini. 5? Uccherini. Che sono te? Punto te? 5? 5 cucchiarini. Sono quasi 9? Cacquò. Eh? Quo? Cucchiarini, cacquò. Cucchiarini, cacquò. Cacquò. Cucchiarini, cacquò. Chi sa? È a C, no? Cacquò. C. Cucchiarini. Piglia la sacquò, piglia. Dai, acquò. Ora, io stavo guardando così. Giratilla. I caterazzi non lo guardo, le va a dire. Questa è la scè. Ce la sci, capito? Sciocchierino, ma pigliamelo caffè, signora, non c'è niente sopra, vero? Amaro. Sta chiangendo? No, stai girando che fai. Ma solo c'è niente sopra, che gira? Io tanto popparo. Non bevo pace, non bevo pace mia. Bello. Ah, una meraviglia, signora, una meraviglia. Bocca amaro, però. Vabbè, bocca amaro, bocca amaro. Hai la vita dolce. E furti, niente da mare. Signora, ce posso fare la domanda? Sì. Io faccio un po' come faccio stata da me casa in una caca, non so quanto ci metto. Ma suo marito Don Pasquale, non so mai un cosa fa. Ma quello è fatto così, è sempre per i peri, è impegnatissimo. E poi ha la testa piena di impegni, cacetto. Veni uno, Don Pasquale, questa situazione la può risolvere soltanto lei. Don Pasquale, sono nelle sue mani. E o faccio che non voli, e a macica sopponi. E chi lo fa morire? Che fa? Fa morire. Cappa. Paparia! Cappa, paparia! A Bedamaccio tu sai come ti rassi, non lo sai? Senti, ma ci vuoi finire? Non è che ora, perché figli non meno, ne ho mosso un di a male, a tipo che si ammacchiava, a tipo i lotti, i cacchi, va bene? Allora tu perché te la pigliare con me e con Don Pasquale, figlio bene? Se proprio lo vuoi sapere, che poi signora, i cose quando sanno a dire, sanno a dire, se proprio lo vuoi sapere, anche noi abbiamo ricevuto qualche telefonata della Mendela Pittia. Anche voi? Ah, di cui? Cade Paola! Ora che fai? A ridere, vero, ora? Ah, magari dai a un coraggio di lamentare. Ah, vuoi sta bicicletta? Ora per ala! Oh!
signora, stanno abbagliando Bobby e Sol. E poi Bucani, uno si chiama Bobby e va bene, ma l'altro ci mette solo che è in compagnia. Basta ci sono le signorine Scipione! Ah, finalmente le posso vedere queste sorelle, le posso vedere. Vi dica, non da perso niente. E quando siete esagerate, pari da mogliere, ora ve lo dico io, su che sono soro sua madre. Ha ragione la signora Rosa, bello non sono. Ehi, quando siete esagerate. No, 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 stati qua, che pare brutto, io le vado a prendere. Gli sa pigliare, signorine! Vuole sapere, come non dormire, a questo avevamo un metro di misura. Cosa è perché succa? Perché succa? Perché stanno rivolgendo poi sto ronzando vacciano. Ah, sì, sì, e tu non dire. Io me ne scappo. Yeah, siete buono? Non sai come stanno usando il paese? No. Tornato, il vento che uccide. E perché? Può dire, può dire. Prego, signorine, accomodatevi, prego. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Sto tavolo, sto parlando. Abbiamo tre, abbiamo tre. Sì. Uno, due, tre, tre, assate. Bravo. Oh. Oh. Angelino, già lo conoscete? Non so. E questo invece è Fulli, il segretario di mio marito. Piacere. Piacere. Fulli, saluta, che pare brutto. Signora, appena mi recupiglio, saluto. Non si preoccupi, non mi facesse premura, per cortesia. Ma che piacere avervi oggi in casa nostra con questa splendida giornata. Splendida, splendente. Splendenta, splendenta. Vi posso offrire una tazza di caffè? No, già non pigliamo de Donnatena. De Donnatena, ma vediamo, sa. E allora... un rosolio? Bah. E un anisette? A questo buono caruscio! E con permesso! Signora, onde va? A che blassa a casa solo con queste tre mosse? Che fate? Scantica, ti mangiano! Va bene. Dici piuttosto perché siamo venute cane. Noi siamo cane per ricogliere per la festa di Santo Felice. È un voto. È un voto. Ah, ma è un voto per una grazia ottenuta o per una grazia che dovete ancora ottenere? Ottenuta. Ma è così. E in un altro devoto ne facciamo uno l'anno. Sì, ma così c'è di vedere se la casa. Che? No, voglio dire che certe grazie ai santi vanno chieste con una certa urgenza, capito? No. No. Non bisogna mai mettere fretta al santo. Bisogna soffrire. Ammazzao! Angelino, stai piangendo? No. Sta ridendo? No. E allora che sta facendo? Stai morendo. Susiti, susiti, che c'è? Signora, aiutate! No, no, aiutate! Se fate c'è, male! Ci penso io, signora, non si preoccupi, ci penso io, ci penso io. Senti, da qua. Eccomi qua, eccomi qua, eccomi qua. Santo Felice deve accettare la buona volontà. No. Grazie assai. Sa poi là, come se note si segna. Segno, segno. Allora su, tu segni. Ecco. Segnai. Segna. Brava Isabella. Pigliate voi, perché io sono ancora giovane. Bueno, bueno, che pure. Un vuoto. Questo. L'ho procurato. Grazie, Isabella, segna. Segno, segno. Allora, l'hanno ribadito su due segni. Per sapere, ma io no. Andiamo a ritorno. No, no, no. Non... non no, buono. Fermalo, si sa, tassa a debita a distanza. Prego. Grazie, Isabella! Segno! No, faccio il totale! Sì, vabbè, ma basta fare il traballo totale, però, avanti. Sì, allora che facciamo? Vediamo! Sì. Perché un giro io è longo! È longo il giro, sì. Va avanti.
Che facciamo? Accompagniamo? Sì, facci compagnia per un pezzo di strada, le signorine. Sì. Faccio strada magari io, però combatto. Che io passo avanti. A questo laio con Sorrento. Da questa parte, prego. Se vado con lei. Amo nenne. Se passa, che so passo io. Passo. Arrivederci. 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 Che soffenecchi, ste canozze. Soffenecchi per davvero. Caro il mio uccello, ogni morte ti tocca, ma la tua morte è stata una morte per bocca. Pronto? Signoretina, sì. No, Don Pasquale non c'è. Non c'è. E se non c'è, che ci faccio? Che faccio? C'è un filo? Ci dico che non c'è. Come? Ah, ma non è che ogni volta ve la da pigliare con un burretto perché un matrimonio. Un momento, signora, un momento. Qual è il problema? Signora, mi facessi scattare un cinevento che oggi già è venerdì e tutte le cose della settimana, là, un godo, lo sai come. Perché, qual è il problema? Chi ha bisogno che non fa? A parte la cebottana? Oh, no, e la chi ha? Ci manca a dote? Quale dote? Stipo specchio e candarano? Fa, non l'ave? Io sapevo che l'aveva. E vabbè, ora ci procuriamo uno con stipo specchio candarano, signora, e vuole fare? Non è che è colpa della roba a scuola, non è che tutte le ciambelle riescono col buco. Quali ceramenti? No, io non ho detto ceramenti, io ho detto ciambelle, signora. Se poi lei sembra ceramenti, comunque è una fissazione, io non ci posso fare. Sì, signora, ma la saputo, è uno. Vabbè, ma è come se uno dice all'indelai e non all'indelonno, che lei non è che accoglie di pila, ma scusate, eh? Quale pila? Si stuppava la pila? A lei? Quando? Sa facessi stuppare, che stuppo io, ma scusa. Ma scusa, ma che ce l'hai a stuppare io la pila? Signora, che mi pigliavo per stuppare pila mia? Che sa facessi stuppare la stuppa di sua figlia? A pila, ma cosa rimbazzire? Ma dico, ma tutte pare con via? Ma io non ce la faccio più. Ma cosa ne fa? Ma c'è poco combattere io con tutte le pare. Se ne va e vengono l'auce. Ah, poi mi chiama Ghina. Per favore, per cortesia. Ora Bobby è solo che sta rugiangendo. Sare con io. Sare con io. Ma chi hanno sti cane? Ma era uno scandale. Cioè, è successo qualcosa? Sì, è successo qualcosa. A cara sta. Ma vale, che ce la fa sta dopo, qua? Le signorine scipione, non è stato, ca. Ca? Ca, ora, che ora. Davvero? Ah, lunga coppia, scherzo? Non sente niente? A saperlo, io ero appostato e invece diventano ca. Ma quando si è appostato lei? Vicino da uno stanno io. Lei si è appostato, non posso sbagliare. Lei si è appostato, non c'è confusione, non c'è nulla si è appostato lei, al contrario qui. Ma come mai mi scendo da viaggio, da casa volevo dire? A stare ricogliendo per la festa del santo, non posso fare. E poi è successo qualche altra cosa? Che, ti telefonavo, guarda. Qui? Ciurico? Beh, tanto non è che telefonava una signoratina. Ma chi sta, ma chi sta, mi era stato per cappata sopra la panza, ma che cosa voleva adesso? Ah, lei ce ne stava per cappata sopra, non è mia, ogni volta che cerca lei e chiama mia. Che cosa voleva? Che voleva? Un solito ritornello che un marito che ci ha trovato a sua figlia, noi è buono. Ma se ce la mandavo per a dote, io lo sapevo. E che fa? Mi pigliai a uno che noi aveva a dote SSC. SSC? SSC. Ma che significa? Stipo, specchio e candarano. Rapo stipo, posso specchio, chiuro stipo, rapo stipo, piglio specchio, chiuro stipo, uno ti appoggi, tu candarano. Da tagliare da faccia. Io specchio? Ci vuole lo specchio per tagliare da faccia, no? Non ce l'ha. Non ce l'ha lo specchio. Che stipo è? Che stipo è se non c'è specchio, se non c'è candarano? C'è sì, signora, però lei non è che a fare questo, non è che tutte le ciambelle riescono col buco. Ci vuole. Quali ceramenti? Ceramenti? Che avevi? No. Ceramenti? Che è? Ceramenti alla signora? No, io ci dissi ciambelle, da capivo. Che ceramenti alla signora? Non lo so, tu stai dicendo che avevi ceramenti. No, io non dissi ceramenti, poi se ceramenti io non lo sai. Ci non lo so, come, vabbè, comunque. Ciambelle riescono a fare, signora, lei però. Io dico i ciambelli, lei dice ceramenti, non è che mi accogliere i pila mia. Che poi se poi uno si induppa. Si induppava la pila? A cui? A signora.
Ma la signora lo so se ci doppava la pila. Tu, sì, se alla, la pila. Alla moglie fosse. A cosa ci doppava la pila? A sua moglie, perché se ci doppava la pila a sua moglie, io ci ha stoppato. Ci ha stoppato. Ma cara la signora, se ci stoppava la signoratina. Certo, allora se ci. Perché che faccio? Stoppare pila, io che mi metto a stoppare pila in ognuno. Secondo lei. Sì, la pila, lei ha la pila indoppata? Io non saccio se è la pila. Controllare, se è indoppata, prima a sua moglie ci ha stoppato lei. E eventualmente, se lei non ci fa, stoppare c'è la pila, ci ha stoppato io. Ma che cosa potevo fare? Fuori. Un processo di stoppamento delle pile, basta, non Pasquale. Basta, folle, mi sta facendo patta la testa. Vabbè, ma dico. Ora, ora che cosa voleva? Che cosa. Sai, piglia, quello povero Caruso perché non c'ha lo stipo. E lo specchio. Io specchio, stipo e specchio. E o candaran. Stipo, specchio e candaran. Sì, ma sì, poi sì. Quando cosa che vuole chiesto, eh? Quando cosa che vuole, c'è cosa so, ma alla fine la base è appena certo, dote. Certo. Non l'ho capito. Non è che potremmo. Ida di ogni pelo ne fa ciao. Sì, e questo l'abbiamo detto. È capace che sai piglia con me, no? Ricevo ufficio danno. Certo, ma no, sai pigliamo con me. Sì, vabbè, Pasquale fece un danno. Con te indirettamente, certo. No, ma con me direttamente, perché con me parlavo da telefono. Don Pasquale fece un danno, e Don Pasquale lo deve riparare. Ah, io fece un danno. Ora lei ce l'ha riparato. Io fece un danno, vero? Sì. Allora ci ha doppato lei la pila. Ma conosce chi sta? Ma non c'è stato mai manca a casa? Don Pasquale, senti, perché lo sai, ma la telefonata poi è chiuso, bella chiara. Sì, vabbè, ma e mi disse, io ogni venerdì, oggi che giorno è? Oggi, mercoledì. No, oggi è venerdì. Venerdì, venerdì. Ma sballare, magari, un calendario. Venerdì. E lei ogni venerdì cosa fa? Deve dire i cinque. Me ne vado a caccia alla volpe. E io da pirissimo, sai che cosa succede? E io ogni venerdì, quando Don Pasquale va a caccia alla volpe, se non mi abbessa sta cosa, lo penso intensamente, è così. Sta cosa fittusa, iettatura. Certo, ne posso pigliare volpi? Con chi sta che mi fa? A iettatura a rere spalle. Non ne può pigliare. Dicono che dopo che usaccio io che hai visto che ci si sta mai a sua figlia. Ma ci ha trovato un posto? Quale posto? Dice che ci ha pensato a sua figlia. No, ci ha trovato un marito, che è quello che ci è voluto, caro mio, perché era, sua figlia era sulla bocca di tutti. Per davvero? Come no? Ma sì. Chi era? Allora, tu ce l'hai presente la cerbottana? Certo. Senza cerro. Sì. Sì, allora hai cerapidare originale, io sono figlio. Vabbè, senti, comunque lasciamo perdere, ma dimmi una cosa, perciò perché sono venute le. Ah, perché le sono signorine? Perché stanno cucchiando per festa rosando. Ah, sì, sì. Sono mogliere le ha ricevute. Ma mogliere gli ha dato qualche cosa a Cirese. Mi pare che Cirese, di chi lo avesse da lontano, perché poi mi si annebbiava la vista mia. Cirese, 3.000 lire. Troppo picca. Troppo picca. Certo, che disegnano subito perché sappono affendere. Poi? I signorini, certo, per 3.000 lire. Almeno 20.000 lire. Io ce l'ho pissarato. Tu che ci hai pissarato? Io ci ho pissarato una ucca nuova, se proprio vogliamo sapere. Perché è così. Non esagerare. Ma quando andiamo a venire, roba squadra? Che mi pare di virillo, mi pare. Io le devo sistemare a chiesto, mi pare di virillo. Sì, ma quando andiamo a venire, roba squadra? Ma perché te passano brutte? No, è che, vede, se combinano male, ma se si vestissero un po' più... Sì, ma quando andate poi ne vedi? Te passano brutte? No, non sono brutte. No, non tanto l'ari, appunto, sono in Italia non... buone, io è meglio che in Italia, ma quando andate poi ne vedi? Ma che ne sa, il signore lo sa, quando ne hanno? Della Vante Cristo, su, quando andate poi ne vedi? Non Pasquale. Non lo so, dico, ma te passano brutte? No. No. E poi... La bruttezza, vedi, quello non è un problema oggi. Fosse chiesto, vedi, con i mezzi moderni che ci sono oggi ormai. Certo, uno inficca andare in autobus, spirisce quanto più lontano è possibile, no? No, che c'entra? Voglio dire, dico, con i mezzi moderni, al limite si fanno una plastica facciale e una, via. Due. Vabbè, certo, due picchi su due. No, due, quattro picchi su due. Se fai due all'uno, una davanti e una da rere. Perché non si può tagliare, ma guardare, non basta faccio io. E vabbè. Ma poi la bruchiera, che. Non è quello il problema, chi è? Chi c'è? Para. Lo sa come le chiamano? Come? Tornado, il vento che uccide. Perché? Lo sta vedendo il recituzzo? Sì. Prima che vedevano i sorelli Scipione. Facevo il cipi cipi.